La nostra storia parla di persone che si devono velare per potersi svelare. Il gioco dell'amore e del caso di Pierre de Chamblain de Marivaux, il nostro autore. Ed è proprio quindi che voi, cortesi spettatori, proprio voi, dovrete aiutarci se cercheremo umilmente di rappresentare la nostra storia. Due ore di spettacolo volate via. Piacevolissimi l'adattamento alla regia di Lorenzo Lavia e bravissimi gli allievi della scuola di teatro e perfezionamento professionale del Teatro di Roma. Ma anche i costumi sono notevoli, degli allievi dell'ultimo anno dell'Accademia di Costume e Moda, e la musica anche del compositore del Conservatorio di Musica di Santa Cecilia. Insomma, tanti giovani, bravissimi professionisti. E questo spettacolo è nato veramente per caso, veramente un po' per gioco e per caso. Perché io passeggiando, ero andato a prendere un caffè con mia madre, passeggiavo, incontro Andrea Viotti, che è il responsabile del reparto costume dell'Accademia di Costume e Moda, e mi dice: sai, i ragazzi che si laureano quest'anno, come diciamo master, laurea finale, come compito finale, devono fare uno spettacolo di teatro vero e fare i costumi, addirittura se li sono cuciti da soli i costumi, e dobbiamo fare uno spettacolo, fammi questo spettacolo. Dico, va bene, naturalmente quanti soldi abbiamo? Nulla. Ah, meglio, allora, come al solito. Come al solito, ma questo voglio dire, è una domanda ormai che si fa, come stai? Bene, così, dice, quanti soldi abbiamo? Nulla, ah, vabbè, questo è come, per favore, grazie, come stai? Ma questo è un'eccellenza, noi di Good in Italy Web TV, ecco. E vogliamo parlare di eccellenza, e questa è l'eccellenza del teatro italiano. Esatto. Fare teatro col nulla. Esatto. Poi camminando incontro, dico proprio camminando per via dei Coronari, perché stavo a via di Panico, mi sono fatto comporre da 12 compositori, ognuno tra virgolette mi faceva il suo provino, io ne ho potuto scegliere uno solo. E non so se quel ragazzo che si vede fa ciao, ecco, lui è Giorgio Stefanori, che è il compositore. Poi camminando per Corso Vittorio Emanuele arrivo fino al Teatro Argentina e vado dal direttore Antonio Calvi, gli dico questa cosa qui, e si vede là, ecco, lui è il direttore, ecco, e gli ho detto possiamo fare questa cosa? E mi ha detto sì, ed ecco com'è nato. E ho detto che cosa possiamo fare? Che è nato così tutto per gioco e per caso, facciamo il gioco dell'amore e del caso. Questa è stata la scelta. E pare che non si possa trovare persona più dotata di spirito. Spiegati, figlia mia. Dorante arriva oggi, giusto? Giustissimo, figlia mia. Se io potessi vederlo, esaminarlo un po' senza che lui lo sappia, Lisetta, che noi sappiamo avere molto spirito, potrebbe prendere il mio posto e io prenderei il suo. Questo spettacolo, l'abito non fa il monaco, lo fa l'esistenza, e anche nella vita lo fa l'esistenza e non l'abito, perché ricchi e poveri possiedono tutti lo stesso telefonino, si vestono più o meno uguali, però alla fine le differenze sociali alla fine della fiera restano, permangono. Si sa, i costumisti italiani sono molto molto quotati all'estero per produzioni cinematografiche internazionali. E c'è futuro per i giovani in questo settore? C'è, contrariamente a quello che si crede c'è. È chiaro che se uno pensa al lavoro del costumista pensando solo al cinema, ma allora è quello che è. Però va detto anche questo, che se è morta la sala non è morto il film. Oggi c'è un consumo maggiore di cinema. Poi, oltre a questo, c'è tutto un altro settore, l'opera lirica. Sono triplicate adesso i teatri d'opera lirica nel mondo.
Il teatro come eccellenza italiana sta soffrendo molto, ma si vede un futuro. Devo essere molto sincero, noi in questi 3 giorni abbiamo sempre avuto il teatro pieno. E lo devo dire, e lo dico perché ci sono dei ragazzi lì che si sono diplomati al massimo da 2 anni dell'Accademia. Non abbiamo presentatori televisivi, come vedremo quest'anno a recitare Shakespeare. Abbiamo ragazzi diplomati all'Accademia Silvio D'Amico, al Piccolo di Milano, allo Stabile di Genova, al Centro, che poi hanno fatto un altro provino per entrare in questo chiamiamola scuola, ma è riduttivo, all'interno del Teatro di Roma, e fanno spettacoli, si esercitano in continuazione. Quindi questa è un'eccellenza. E noi, nonostante a Roma ci siano delle giornate meravigliose, abbiamo il teatro pieno.